dentro al mio futuro. Farò un piatto strepitoso. Emozionata ma carica, poi ho mia figlia che mi sostiene, quindi vado decisa. Sto per incontrare i giudici, ho il cuore in gola, è un'emozione. Benvenuti a MasterChef. Vi abbiamo cercato in lungo e in largo. Eravate migliaia e di questi migliaia voi siete i 80 prescelti, i più audaci e meritevoli cuochi amatoriali di tutto Italia. Complimenti. Ma non dovrete convincere solo noi quest'anno, perché con noi c'è un nuovo giudice. Siamo fieri di aver riportato in Italia il cervello di uno chef in fuga all'estero, Giorgio Locatelli. Grazie, che accoglienza. Sono felice e orgoglioso di essere qui. Io mi sono appassionato alla cucina da piccolo, cucinavo con mia nonna. Facevo gli gnocchi e non arrivavo neanche al tavolo. Ho iniziato a lavorare in una cucina a 14 anni e ho sempre avuto dei maestri severissimi che mi hanno insegnato precisione, puntualità, ordine e pulizia. Questo sarà quello che pretenderò da voi. C'è una sola cosa che non ho mai dovuto imparare ed è la passione. Bene, una buona notizia. Tra di voi c'è il prossimo MasterChef italiano. Ma ne ho anche una cattiva. Solo la metà di voi riuscirà a ottenere il grembiule di MasterChef. Chi avrà la tenacia e il talento per arrivare fino in fondo vincerà l'ottava edizione di MasterChef Italia. Si porterà a casa 100.000 euro in gettoni d'oro e pubblicherà il suo primo libro di ricette. Adesso respirate profondamente, concentratevi, perché oggi potrebbe essere il primo passo del vostro cammino verso la vittoria. Per gli 80 aspiranti chef, il momento è arrivato. Il momento di giocarsi la propria occasione, di farsi conoscere e far conoscere la propria idea di cucina. Dai, energie positive. Allora faccio una pazzesca. Ma soprattutto di convincere i quattro giudici di MasterChef. Facciamo un brindisi a Giorgio, il nostro nuovo giudice di MasterChef. Grazie. Benvenuto. Giorgio, benvenuto. Qua che hai tutti gli occhi puntati su di te, con quelli. Devi andare preciso, preciso. Giorgio, vogliamo alzare il livello a MasterChef. Vogliamo veramente fare quel salto. Polpette di codiglio con una cagliata di latte di capra, una sferificazione del bergamotto e un corallo alla paprika. Voglio chiudere gli occhi come se fossimo veramente a casa da soli. Cerchiamo capacità, passione, grandi piatti e quel spirito, quel tocco di magico che è MasterChef. Sto facendo un coniglio brasato, che verrà brasato col marsala e un po' di peperoncino galapeno. E devono avere pure un po' di cazzimma, che non guasta mai. Tutto a posto, c'è tutto. Se il risultato viene, sono convinto che sarà un successo. Sei pronto? Prontissimo. Sei pronto? Posto? Andiamo, ragazzi. Andiamo. I cuochi amatoriali hanno 45 minuti per realizzare un piatto vincente e 5 minuti per completarlo davanti ai giudici. L'obiettivo per tutti è uno solo: conquistare il grembiule di MasterChef. Ah, madonna santa. Vai, Pi, bocca al lupo. Bocca al lupo. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Io mi chiamo Giorgio. E tu? Io mi chiamo Andrea.
Andrea, tua figlia? Mia moglie. Sembrava molto giovane di me, però, sì. Molto più giovane, sì. 9 anni. Stai giocando un po' fuori seria. Buonasera. Buonasera. Io ho portato un piatto che ho chiamato Messico, Thailandia e Carmagnolo. Un piatto a base di coniglio. Il coniglio grigio è un'eccellenza. Ottimo. Molto interessante. Prodotto. Ben arrivato a Masterchef. Mi chiamo Giovanni Venditti, ho 37 anni, studio medicina a Napoli. Scusa, non ho capito. 37 Hai? Anni. 37 anni. Studi medicina. Ancora? La sta inventando la medicina. È l'università della terza età? Quasi. Ah, ok. Ho cominciato a studiare medicina subito dopo il liceo. Negli anni 80. Erano fine degli anni 90. Cosa fai nella vita? Io sono un praticante avvocato, poco soddisfatto del mio lavoro e che sogna un futuro in questo mondo. Io sono un blogger, ho un blog sul risparmio. E vorresti applicarla nel mondo del mangiare, questa tua? Io già la applico a casa mia. Allora, tu invece che spendere i soldi, ti ingegni a risparmiarli. Esatto. E dimmi, l'equazione funziona o no? Per me funziona. E lei cosa fai? La risparmi anche lei? O lavora? Lei lavora, però alla fine l'ho. Sì, uno deve lavorare. Ah, lei lavora. Cioè, praticamente risparmi sui soldi che guadagna lei. Quello lì è tuo papà? Quello lì è mio papà. Sì, sono il papà. E lui cosa dice che vai all'università da 17 anni? Lui... paga. Sicuramente, io pago, certo. Hai 40 anni e papà ti paga l'affitto. Esatto. Allora, studiando così poco, avevi tanto tempo per cucinare. Sì. Che piatto hai portato? Dei casoncelli con ripieno di baccalà sulla scarola liquida. Ulla. Con una mousse di cipolle. Chi ha inventato la scarola liquida? La scarola liquida l'ha inventata lo chef Cannavacciuolo. Più preparato sul mangiare, non in medicina, credo. Ho sostituito la classica polenta con una polenta di riso jasmine, quindi thailandese, e un peperoncino galapeño al posto dei peperoni, perché adesso anche lì i peperoni di Carmagnola non sono buoni. Sei molto informato della provenienza degli ingredienti, quindi sei uno che studia? Sì, abbastanza, ma sono curioso, mi piacciono gli ingredienti. Il mio piatto è il branzino invasato. E è un branzino fatto in olio cottura. D'allevamento? Sì, d'allevamento. E non c'erano pescati. Spiegami bene, fammi un esempio come risparmieresti in un ristorante. Allora... quando tu entri dentro al ristorante, questi prima cosa che cercano di venderti è un aperitivo. Lo spiego io, Andrea è quello là che entra al ristorante e fa uno per due, uno questo per due, questo per due, questo per due, che quando arriva la comanda in cucina dice ma che c***o è questo? È lui. Dai, hai ancora poco tempo, eh? Forza, Giovanni, vai in fretta. Guarda che manca solo un minuto. Sei pronto? Sì. Ok, dai, vai allora. Bello veloce, pulito, ordinato, senza risparmiare, eh? Non mi risparmio. Ok, vai. Dai, salta quella pasta lì, dai. Con energia, dai. Vai, Giovanni, vai, carica, carica. Forza, Giovanni, forza. Dai, 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 chiudi il piatto, perché il tuo tempo è già esaurito. No. Dai. Tremano un po' le mani, come mai? Adesso mi avete messo agitazione, avete ragione. Dai. Dai, dai, dai. Finisci sto piatto, però è veloce, perché sennò... non sto parlando in inglese, Questo piatto si chiama Messico, Thailandia e Carmagnola, in onore del coniglio grigio. Ti ricordo che la tempistica è importantissima in questa cucina. Mi sono emozionato. È per quello che ti abbiamo dato un minuto in più. Ha ragione. Ma è la prima e l'ultima volta. Guido, hai fatto in c***o Giorgio. Mi dici, fai? Senti, Guido, tu pensi di essere in grado di costruire brigate di cucina, essere uno chef per poter condurre il lavoro anche di altre persone? Perché sembri un po' un patatone, sai, quelle robe un po' così, capito? Grazie che ho la barba, perché senza barba sembro proprio... No, però il polso ce l'ho quando serve, assolutamente, anzi sono anche un po' dispotico a volte. Ecco, vedi, questa è una parola che mi piace. Ho polso. Le mie terre
Sai, qui l'unico dubbio che noi abbiamo tempi tipo prove, mystery box, 45 minuti per tutti, non è che per te. Certo. Ci stai? Ci sto, certo. Stanno anche tanti più giovani di te, molto sprint, aggressivi. Lo so, se mi date la possibilità, anch'io posso essere aggressivo. Più aggressivo? Più aggressivo. Sì. Come è Giovanni aggressivo? Mostrami, come fa? Che faccia fai? Molto buono. Molto buono. Molto buono. Il branzino invasato. Che ti devo dire? Lo assaggio. Lo assaggio, devo assaggiare un pesce d'allevamento. Questo l'ho trovato purtroppo. Ah, ho capito, tu vai, secondo me, a un discount a prendere pesce. No, assolutamente. Poi, secondo me, una cottura non adeguata a te. Sì, perché no? Mi consumi tutto quell'olio. Giovanni, il piatto è molto carino. Guarda, una piccola nota, devi stare attento al dosaggio del sale. Tu non sei tirchio. Non li butto via i soldi, ma non mi considero tirchio. È tirchio, braccia corte. Quante sono corte, così? Di no, meno? No, un po' così. Vanno dietro, bro. Vanno dietro. Devi aver salato qualcosa due volte. C'è la colatura di Alice nel piatto. Antonino? C'è un equilibrio pazzesco sto piatto. Grazie. Per me è un sì. Guido, secondo me era un pochettino asciutta la carne del coniglio, però è un gran piatto. E poi mi sei simpatico anche te. Non male. Scusa una cosa, se non ti era simpatico? No, ma simpatico nel senso che è una persona schietta, mi sembra uno che dice la verità. È venuto qui perché si vuol mettere in gioco, perché gli fa schifo quello che fa e vuole andare avanti a fare quello che vuol fare. Esattamente così. Per me c'è tutto in questo piatto. Io lo do tutto, sì, aggressivo. Sì. A me hai dimostrato che comunque in cucina si sa stare. Poi bisogna metterci un po' più di peperoncino da qualche parte, non so dove, ma da qualche parte. Io so dove. Per me è sì. È così una cosa attuale il risparmio, soprattutto non buttare il mangiare. Questa è la cosa più importante. Stiamo sprecando le energie. Passeremo un mondo peggiore ai nostri figli per questo. Vai, vai. Te lo do, questo grembiule. Grazie. Per me è un sì. Vieni qua. Non ti voglio mai più trovare in ritardo. Assolutamente. Per me è un sì. Giovanni, vai. La faccia aggressiva, eh? Top. Comunque, il piatto era buono. Veramente buono. E vai. Dove sei? Qui. Bravo, bravo. I casting dell'ottava edizione di MasterChef sono entrati nel vivo. Ragazzi, incrociate le dita, io farò un disastro. E per tutti i cuochi amatoriali, il desiderio di conquistare un grembiule può voler dire dare una svolta decisiva alla propria vita. Ora, a giocarsi la sua chance, è Gloria, una quarantenne friulana accompagnata e sostenuta da suo marito Mirko. Faccio l'operaia, la mulettista, per l'esattezza, sono 17 anni che lavoro in fabbrica. E non ho la minima intenzione di tornare a lavorare in fabbrica e penso di restare qua dentro. Voglio restare qua dentro. Sì, è una donna proprio di montagna, una donna carnica. Quando vuole qualcosa deve riuscire con tutti i mezzi ad averla. Oggi vi preparo un gnocco ripieno al formaggio Fran, che è un formaggio tipico della nostra zona. Quindi vengono dei gnocchi belli grossi, belli grandi, belli pieni, carichi. Ma sono gnocchi o polpette? Sono bombe gnocchi. Gnocconi belli grandi, li saltiamo con la lavanda, ci mettiamo un po' di pera e un po' di miele. E gli altri non li metti nell'acqua? Mettili, volete metti. Mangiare anche gli altri? Sì, tutti! Sembra che sarà no, un piatto non è che vogliamo mangiarle pure. Cioè, immaginiamo che se sono bombe esplodono in bocca. Li mangiamo. Li mangiamo. Volentieri. Li mangiamo.
Io faccio l'operaia, mulettista. Cioè giri coi muletti? Vado coi muletti, proprio maschiaccio a pieno. E il piatto che cucini per i tuoi figli, che a loro piace di più, qual è? Bella domanda, un aiuto? C'è una cosa più breve, l'ultima volta che hai cucinato per tuo figlio, cosa hai cucinato? È una settimana che faccio gnocchi. Mio figlio mi ha detto, mamma, basta coi gnocchi. Non ci saranno mica gnocchi oggi. Casa tua, vino o birra? Io vino. Lui? Birra. Birra. C'ha la pancetta di birra. Poi quando arrivano gli amici vanno fusti a pieno. A fusti? Eh sì, abbiamo fatto il mio compleanno e quanti fusti abbiamo fatto fuori? Tre. Tre? Quanti litri di birra fa fuori una serata quando ci dà no, dentro? Ma non è che... 5 litri? No, non esageriamo. No. No. Eh sì, no. Mi sembra un tipo di 5 litri. Bene, il piatto è quasi terminato? Ma ci siamo quasi. Dai, fai, in piatta. Le guarnizioni dove sono? Le pere sono qua. Però devi cercare di essere il più veloce possibile. Sì, faccio del mio meglio. Miele. Occhio con il miele, è sempre pericoloso usare il miele. Quello è? Questi qua sono fiori secchi. Abbiamo la calendula, la rosa, il fiordaliso. La lavanda. Posto. Carnia nel cuore. Gloria. Mi piace che ne abbia assaggiato uno in più. Il miele ci sta? Oh, oh. Se ci torte davanti a un piatto, a un ingrediente, quando è perfetto non puoi dire niente. Grazie. Bravo. Grazie. Porca miseria, grande. Sì, no, positivo. Taci, Gloria, che ti linciano. È perfetto. Grazie. Beh, la perfezione. Grazie. Grande, grande. È difficile che qua Masterchef finisce così. Buono. Spacca da paura. Grazie. Grande storia. Questi sono i piatti che noi e io personalmente cerco qua a Masterchef. Con classe, dinamica, ti muovi, tac, tac, boh, togli, metti, fai. Fine, questo è il risultato. Grazie. Brava. Grazie. Quindi? Giorgio? Io voglio capire una cosa. Cosa succede in questa fabbrica? Si lavora duro in fabbrica. E non ti piace? Io sto anche bene, perché faccio il possibile per star bene, ma il mio cuore non è lì. Da quanti anni lavori lì? 17. Non voglio, assolutamente non voglio, andare in pensione da quel posto lì. Siamo a 40 anni, adesso è arrivato il momento della svolta. Devo cambiare, devo fare quello che mi piace. Non ti fa paura lavorare? Noi carnici, il lavoro, paura assolutamente no. Guarda, hai fatto un piatto di una semplicità, di un gusto e di un'eleganza. Sei chiara, sei limpida. Per me è un sì. Grazie. Tu sei esattamente quello che stiamo cercando. Passione, capacità, tecnica, territorio, ce l'hai tutto. Per me è un sì. Voglio darti un sì. Grazie. Parla il piatto per me. Grazie. Sono contenta. Il grembiule? Ma io ti devo dire ancora sì. No, lei ha detto non conta, cioè alla fine lei ne ha mangiati due. E allora hai capito già. Sì. È un grandissimo, grossissimo sì. Complimenti. Vai. Gloria, vai, vai. Non sta a mangiare più, devi smettere di mangiare, Antonino. Brava, la mia patata. Giorgio, Bruno. Questa imbrigata li bastona tutti. Io però ci voglio il miele. Mi chiamo Giuseppe, ho 39 anni, vengo da Carrara. Faccio il maître in un ristorante che gestisco con mio fratello e mia madre, di cui loro sono i cuochi. Sono sempre stato in sala perché ho questa attitudine di parlantina, insomma, a parlare con la gente. È difficile, insomma, se mi danno il via non mi fermo, ecco. Però mi piace stare anche nella parte di là. Mi piace essere creativo in cucina, cucinare. Ogni tanto provo ad andare da mia madre e mio fratello e consegnargli delle ricette, ma tanto non vanno bene. Forse sono troppo creativo, un po' troppo estroverso.
devo spaccare, sennò stavo a casa. In bocca al lupo, amore. Sono io il lupo. Il mio essere qui è per fargli vedere che non sto solo in sala, posso stare anche dalla parte di là. Cioè loro non ti fanno entrare in cucina? No, praticamente io sono dalla parte di là del pass. Ma ci sarà stato un giorno che hai scelto tu di stare in sala o...? No. È venuta una cosa normale, naturale. Cioè ti ha messo là? Perché te c'ha un po' più di iappa. Iappa? Non ho capito, scusi. Dai, riesci... Tu parli un po' di più di tuo fratello? Diciamo, sì, ho diciamo più una parlantina, sono... Ma perché diciamo mi piace avere delle cose, dare un qualcosa... Cioè... Dai. Ma scusa, una persona come te, dinamica, con una capacità di comunicazione pazzesca, sei come Fred Astaire, balli tra i tavoli, fai un servizio, tutti contenti, perché ti vuoi nascondere nella cucina? Cioè, in cucina, cioè, diciamo che riesco... Scusate l'emozione. Che piatto ci prepari? Finirò di preparare un risotto. Lo farò con... ho tostato il riso con il rum, che ho caramellato con... caramellato e sfumato con il rum. Sì. E quindi da lì la parte del daiquiri alla pesca. E nel frattempo ho creato una purea di pesche. Yeah. Con del brodo che ho fatto sia vegetale con della ricciola. Cioè il nome sarà... del piatto, il daiquiri alla pesca che incontra un mojito in Giappone. Noi della sala dobbiamo stare insieme, non è l'unica strada la cucina, no? Tu puoi anche vincere il Masterchef poi. Diciamo che avere un pezzettino in più di questa cucina sarebbe una rivalsa anche contro loro. Qui, in sto piatto, c'è tantissima fantasia. Grazie. È molto, molto, molto interessante. Grazie. Prego. Veramente. Grazie. Devo dire che il piatto è bellissimo. Grazie. Però te come cameriere mi fai un piatto che... C'è anche Manici qua sotto comunque. Ma eccoli qua, guarda che roba. Abbiamo studiato apposta. Hai fatto bene. Sai, gli inglesi mangiano quello che chiamano il rice pudding, che è come un risotto dolce, fatto con latte, con lo zucchero. Questo è dolce. Alla fine è la parte del daiquiri con le pesche che deve dare un po' il contrasto, poi. No, non ci credo. Mi spiace. La cosa che più mi stupisce è che un ragazzo che fa il maître, che lavora nella sala di un ristorante e che vive in una famiglia dove si cucina da anni, immagino, si presenta con un risotto come questo, che è pieno di errori clamorosi. Riso spappolato esternamente, l'anima cruda, pesce marinato sul riso caldo, si è leggermente cotto, quindi è peggiorato. L'unica cosa interessante di questo piatto è il piatto. Il resto... Non sono d'accordo, a me piace. È un altro tipo di risotto, un'evoluzione del risotto classico. Vieni qua, assaggialo e dimmi se lo devo assaggiare. Se tu mi dici che è buono, io lo assaggio. Lo assaggi. Sono qua, la devo giocare. Sei stato sincero con me. Bruno, vuoi cominciare tu? Per me è no. Anche se ha qualche difetto tecnico, mi piace la direzione. Per me sì. Grazie. Antonino? Mi dispiace, ma per me è un no. Mi dispiace, ma è un no. Ci ho provato. Dai. Grazie. Le mamme hanno sempre ragione. Ciao, grazie. È venuto troppo dolce. Ci abbiamo creduto, cucciola. Vabbè, dai. Bastianici.
a dire che quel risotto lì era buono. Quel risotto è avanti. Sì, è molto no, avanti, sta avanti perché l'hanno lanciato in avanti, capito? Ci sono delle professioni che, seppur distanti dal mondo della cucina, possono rivelarsi preziosissime nella realizzazione di un piatto. Di questo sono fermamente convinti i due prossimi aspiranti chef. Grazie. Buonasera. Buonasera, ben arrivato. Sono Maurizio Valdecchi, vengo da Terranova Bracciolini e ho fatto questo piatto in onore al mio compaesano Poggio Bracciolini. Signori, buonasera. Benvenuto. Bentrovati. Mi chiamo Lorenzo Barbuiani e vengo da Rovigo. Che piatto ci prepara oggi? Faccio un pollo all'agresto. L'agresto è succo di uva acerba con uovo e zafferano, perché questo pollo gli piaceva a Poggio Bracciolini. Chi era? Era un umanista che è vissuto fra il 300 e il 400. Bene. È arrivato fino ad essere cardinale e di conseguenza ha vissuto molto fra pape. C'è un problema, non ho capito niente, Maurizio, di quello che hai detto. Ah. Ho portato gnocchi di patate con burro, zucchero e cannella. Però ho preparato anche due sughi di riserva, così se non piace. Ah, tre assaggi. Tre porzioni di gnocchi con tre salse differenti. Sì. Che cosa fai nella vita? Io sono un termotecnico. Diciamo che la termotecnica è abbastanza vicina alla cucina perché tratta acqua calda, vapore, acqua surriscaldata, olio. Io sono un chimico. Un chimico. Faccio prodotti per l'igiene, per gli animali, shampoo, profumi. Di conseguenza, come chimico, la cucina non è altro che una scienza applicata. Per me miscelare shampoo, tensiattivi per fare dei prodotti o ingredienti per cucinare, stessa cosa. Come chimica, sì. Lo shampoo per i cani e i gatti? E gatti. È uguale come cucinare? Certamente. Sono venuti a galla? Sì. Veloce, veloce. Lorenzo, quando hai fatto le prove a casa, cosa hai usato? Un timer? Ma io uso quello che io ho chiamato un po' un orologio organizzativo. Tu c'hai un orologio organizzativo? Sì. Un orologio organizzativo? Oh! Questo è bellissimo. Sei un uomo di scienza. Quasi, sì. Ma muoviti il c***o, perché dobbiamo andare a dormire anche. Comunque il tuo tempo è terminato. Come si chiama il piatto? Pollo all'agresto. La ricetta originale non si chiamava pollo all'agresto, ma pollo allo stufetto. Lo troviamo in una scritto da degli anonimi fiorentini del 300. E... Scusa, faccio una domanda da chimico. Secondo te la temperatura del piatto quanto può rimanere caldo? Ora saremo intorno ai 40-50 gradi. Quindi forse è venuto il momento di assaggiarlo, no? Che dici? Penso proprio di sì. Ok, meglio. Il piatto si chiama Tre alla volta. Devo dire, i gnocchi non sono cattivi. Potevi farle un po' meglio però, eh? Ma mi spieghi l'orologio organizzatore? È l'orologio organizzativo. Mi interessa organizzativo, voi? Non cambiargli il nome già. Dai, venite qua. Allora, un cerchio. Qua abbiamo le ore 13 dove si pranza. Se deve essere pronto qua, torno indietro e faccio tutte le preparazioni. Per cui incomincio a preparare le patate, per cui conto 40 minuti, sono le patate pronte, da lì tutti i componenti, in modo da arrivare alla fine che ho i sughi pronti. Ma questo è quello che hai fatto per cucinare oggi? Questo sì, me lo sono preparato per riuscire a... Poi ho avuto degli intoppi strada facendo. A tipo, che punto? Fammi capire, dov'è? L'intoppo dov'è? Eccolo qua. Invece di partire ai 7 agli 8 minuti il tempo di cottura, mi è partito a 12. Raga, abbiamo capito. C'è stato un intoppo qua, giusto? Ti posso dare una brutta notizia? Sì. Io so che l'hai pensata tu questa, farlo così. Però questo lo facciamo da quasi 200 anni. Quasi. Valdecchi, lei mi risulta già simpatico così. Grazie. Speriamo che queste capacità da chimico ti aiutino. Lo spero. Antonino, che ne pensi? Purtroppo, come l'ha detto pure lui, c'è stato quell'indoppo da 7 all'ottavo minuto. È quello, secondo me, devo dire no. Bruno. Guarda, ti voglio dare un sì.
classe? Anche se voglio darti un sì, non posso, perché il piatto proprio non c'era. E no. Io le do un sì per la sua simpatia, per l'invenzione di questo orologio e soprattutto perché ammiro la sua capacità di venire qui e mettersi alla prova. Grazie. Però il piatto non c'era tanto. Mi dispiace, la ringrazio. Bravo, lo stesso. Bravissimo, lo stesso. Baldecchi. Sorprendentemente molto bilanciato. Per me l'esecuzione è stata perfetta. Addirittura perfetta? Sì. Per me è un sì. Grazie. Sentendolo parlare, avevo paura di assaggiare quel piatto. Ma il piatto è eseguito molto bene. Maurizio, è sì. Grazie. Joe, che ne pensi? Non ho capito. Non riesco a capire sto piatto. Allora per me è un no. Forse c'è un eccesso, non riesco a capire se lo zafferano coi capperi, giusto? Hai messo i capperi dentro? I capperi sono di la valeriana. Devo riassaggiarlo perché, non so, c'è qualcosa di strano che non mi convince. Posso sempre migliorare. Quindi sto aspettando un sì o un no. Maurizio, ti devi svegliare però. T'ho lasciato il grembiule, scusa, eh. Ma io voglio la conferma, io l'ho notato già questo, però volevo la conferma, non arrivo tardi. Sei un toscanazzo furbo, per me sì. E adesso che è il grembiule? Vi posso raccontare delle facezze di Poggio Barciolini? No, no, devi cucinare. Okay. Ma io non ho capito niente di quel piatto, veramente zero. Ma perché tu da parecchio che non usi lo shampoo? E questo non è male, Antonino.